Ciao a tutti! Benvenuti a questo nuovo viaggio nel mondo della formazione aziendale. In questo primo capitolo esploreremo insieme le tecnologie immersive, un campo in continua evoluzione che offre opportunità incredibili. Siete pronti a scoprire come la realtà virtuale e la realtà aumentata possono rivoluzionare il modo di apprendere e lavorare? Iniziamo! Oggi ci immergeremo nel mondo di VR e AR, due tecnologie che stanno cambiando le carte in tavola nel campo della formazione aziendale. Preparatevi a scoprire come queste innovazioni possono migliorare le competenze dei vostri collaboratori e portare la vostra azienda al livello successivo. Immaginate un mondo digitale tridimensionale, completamente immersivo, dove potete interagire con l'ambiente circostante. Questa è la realtà virtuale, o VR. Dall'altro lato abbiamo la realtà aumentata, o AR, che arricchisce la nostra percezione del mondo reale sovrapponendo elementi digitali. Due tecnologie, due modi diversi di vivere e apprendere. Ma come funzionano concretamente VR e AR? Quali sono gli strumenti che le rendono possibili? Scopriremo insieme i componenti hardware essenziali, come visori e sensori, e le piattaforme software che danno vita alle esperienze immersive. VR e AR, due tecnologie simili, ma con caratteristiche uniche. In questa sezione analizzeremo le principali differenze tra le due tecnologie, aiutandovi a scegliere quella più adatta alle vostre esigenze formative. Video a 360 gradi, simulazioni interattive, mondi virtuali da esplorare. Il mondo dei contenuti VR è vasto e in continua espansione. Scopriremo insieme le diverse tipologie di contenuti VR e come possono essere utilizzati per creare esperienze formative coinvolgenti e memorabili. Informazioni contestuali a portata di mano, istruzioni in tempo reale, sovrapposizioni digitali. L'AR apre un mondo di possibilità per la formazione sul campo, e non solo. Vedremo come l'AR può essere utilizzata per creare esperienze formative pratiche e intuitive. Immaginate di poter simulare una riunione di lavoro con colleghi che si trovano dall'altra parte del mondo, o di poter fornire ai vostri tecnici sul campo istruzioni dettagliate in tempo reale. La VR e l'AR rendono tutto questo possibile, offrendo un livello di realismo e interattività senza precedenti. Realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mista, realtà estesa. Un continuum di tecnologie immersive che offrono un ventaglio di possibilità per la formazione aziendale. Capire le differenze tra queste tecnologie è fondamentale per scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Dagli esperimenti pionieristici degli anni 60 alle tecnologie sofisticate di oggi, ripercorreremo insieme l'evoluzione storica di VR e AR. Un viaggio affascinante che ci porterà a scoprire come queste tecnologie hanno plasmato il nostro modo di vivere, lavorare e apprendere. Un'esperienza immersiva efficace deve essere anche confortevole e intuitiva. In questa sezione analizzeremo l'importanza dell'ergonomia e dell'usabilità nella progettazione di esperienze VR e AR per la formazione aziendale. Maggiore engagement, migliore ritenzione delle informazioni, simulazione di scenari complessi in totale sicurezza, VR e AR, hanno il potenziale per rivoluzionare la formazione aziendale, offrendo nuove opportunità di apprendimento e sviluppo delle competenze. Come pensate che VR e AR possano trasformare la formazione nella vostra azienda? Condividete le vostre idee nei commenti. Siamo curiosi di conoscere la vostra opinione. In questo primo capitolo abbiamo esplorato i fondamenti di VR e AR, due tecnologie che stanno ridefinendo il panorama della formazione aziendale.
Dalle definizioni alle applicazioni pratiche, abbiamo posto le basi per comprendere il loro potenziale trasformativo. Nel prossimo capitolo approfondiremo come VR e AR influenzano concretamente i processi di apprendimento. Non perdetevelo! Grazie per aver seguito questo primo capitolo. Se avete trovato il video interessante, lasciate un like e iscrivetevi al canale Essere Manager per non perdere i prossimi episodi di questo viaggio nel futuro della formazione aziendale. Condividete questo contenuto con i vostri colleghi e amici. A presto!